Allora, Riccardo, ti voglio raccontare come è nata questa poesia del 92, quando si sono sposate due mie figlie in poco tempo, in meno di un mese, Elena e Angela. Letizia era già sposata da 2 anni. E io, rientrando a casa, mi sono accorto che la casa era semivuota, il tavolo di cucina era diventato più corto e lì per lì mi è preso un grande magone. Non ho nemmeno mangiato. Ho preso la bicicletta e sono andato verso Palaia, in quella strada che tanto mi piace perché attraversa dei colli meravigliosi. E non ho badato che stava già piovendo. Difatti mi sono trovato col viso bagnato. E improvvisamente mi sono venuti i primi due versi della poesia Autunno a casa mia. Avevo paura di dimenticarmeli, non sapevo come fare a scriverli, sono entrato di corsa nella casa di un contadino. Lui mi è venuto incontro a chiedermi di cosa avevo bisogno, ma io ho chiesto un foglietto e ho scritto i due versi. Poi ho salutato il contadino che è rimasto un po' meravigliato. Di sicuro. E sono corso a casa, sono arrivato tutto bagnato, ma ero teso dall'idea di concluderla. Lì per lì non ce l'ho fatta. Ma la sera ho rivissuto la gioia di quei due matrimoni, ma anche la tristezza dell'abbandono di casa di queste due bambine. E così ho completato la poesia che si chiama Autunno a casa mia. Te la ricordi a mente? Sì, credo di ricordarmela, se vuoi te la dico. Vai, dilla, dilla. Autunno a casa mia. Già 3 rondini son volate via che facevano lieto il mio giardino. Eran diverse, ma la nostalgia di tutte e tre mi rende amaro il vino. 4 passeri invece sono rimasti a cinguettare ancora nel caldo nido e chiamano la mamma per i pasti, lanciandole nell'aria forte il grido. Una mamma così, piena di zelo, d'amore, speranza e fede vera, gran dono a me che muto guardo il cielo, aspettando con lei la primavera.